promozione del corretto uso dei farmaci in base a rigorosi protocolli scientifici, ottimizzazione del flusso di segnalazione delle reazioni avverse ai farmaci da parte dei pazienti ai medici e da questi agli uffici tecnici della regione, al fine di migliorare la qualità dell'assistenza, contenere la spesa e ridurre il contenzioso medico-legale. E ancora a formare i primari delle aree mediche e chirurgiche di ASL e ospedali e i coordinatori infermieristici delle aziende sanitarie campane sul fronte della farmacovigilanza. Sono questi gli obiettivi di un progetto formativo di risk management e farmacovigilanza messo in campo dal Dipartimento di Scienze Biomediche Avanzate dell'Università Federico II di Napoli, direttore Claudio Buccelli, in collaborazione con la Regione. L'Università Federico II cura la progettazione e la realizzazione del corso. Si occupa di monitorizzare quelli che possono essere eventi avversi dopo che il farmaco, superata la fase di sperimentazione tradizionale, viene posto in commercio. Non finisce lì la sperimentazione, perché il numero delle persone che assumono poi il farmaco diventa molto molto più ampio rispetto a quello su cui è stato tradizionalmente sperimentato, e qui potrebbero uscire fuori degli eventi avversi, qualche volta anche molto importanti. Responsabile scientifico del progetto è il professor Massimo Niola, associato di medicina legale e direttore della scuola di specializzazione in medicina legale della Federico II. Il progetto, che propone un'innovativa metodologia operativa di risk management per il contenimento della spesa da eventi avversi causati dall'impiego dei farmaci, è stato presentato a Napoli nella sala conferenze della casa editrice Idelson Gnocchi in via Pietravalle. Tra i relatori, gli interventi di Paola Frati, ordinario di medicina legale all'Università di Roma La Sapienza, e Mariano Cingolani, ordinario di medicina legale all'Università degli Studi di Macerata. Un tema questo molto dibattuto, perché ovviamente si esce da quelle che sono le indicazioni dell'AIC, quindi della scheda di immissione in commercio, che amplia il dibattito. Recentemente intervenuta sia una legge in Italia nel 2014, anche un'importante pronuncia della Corte Costituzionale. Quali sono quindi gli spazi, il bilanciamento fra le potenzialità e i rischi degli off-label? Ovviamente è un problema anche economico, di costi e quindi di estrema attualità per la tutela del paziente. Reazioni avverse, anche questa una tematica importante, soprattutto se legata, diciamo così, a un'ottica non reattiva, quindi non quando la reazione avversa è avvenuta e quindi scivoliamo già nel contenzioso, io direi in una perdita di empatia fra il professionista, tutti gli attori coinvolti nella sanità e il paziente, ma come giustamente è titolato il corso che vedete alle mie spalle, in un'ottica invece di risk management. Gli eventi avversi in assoluto hanno subito un incremento di segnalazione molto rilevante negli ultimi 10 anni. Noi nel 2004 eravamo probabilmente il fanalino di coda dell'Europa per le segnalazioni, adesso non lo siamo più, e questo perché probabilmente ci sono stati interventi legislativi adeguati e anche perché è aumentata chiaramente la cultura. Questo fa sì che con il sistema che si è in qualche modo organizzato, per cui le reazioni avverse sono segnalate attraverso il Ministero della Sanità anche ai titolari delle autorizzazioni alle immissioni in commercio, quindi alle industrie farmaceutiche, l'informazione di ritorno è comunicata a chi produce il farmaco, che deve necessariamente modificare le indicazioni che sono contenute nel decreto.